E l'intreccio? Scusa, tu hai citato una lettera in cui Virginia critica Joyce. Sì. E io invece stavo cercando qui nel suo diario, ma non ritrovo la pagina perché non me la sono segnata, una riflessione, cioè non la posso leggere, però me la ricordo molto molto bene. Lei dice: Joyce ha inventato un nuovo modo di scrivere. Adesso, se io voglio conquistarmi quel posto che desidero nella trinità, sull'altare degli scrittori moderni, devo in qualche modo, senza copiare Joyce, riuscire a trovare qualcosa di altrettanto nuovo. E allora anche lei introduce il flusso di coscienza, che diventato famosissimo, quello di Joyce nell'Ulisse, però in modo con la punteggiatura, eccetera. Quindi c'è in un suo diario, invece che il disprezzo per Joyce, un'ammirazione che è intrisa di invidia, però un'invidia positiva, perché diventa tutto stimolo a inventarsi uno stile nuovo. Infatti la Virginia Woolf del secondo, gli scritti del secondo periodo sono diversi come stile, sono molto più difficili, se vogliamo, no? Assolutamente, assolutamente. E aggiungerò anche che giustamente tu dici, lei poi avrà una sorta di invidia, chiamiamola così, nei confronti di Joyce, è vero, ed era qualche cosa che provava anche in un certo senso per Catherine Mansfield, con la quale ha un rapporto strano, fatto appunto di invidia, ma di immediato riconoscimento della grandezza di un'altra donna che scrive benissimo. Quello che lei prova nei confronti di Joyce, in effetti, è una sorta di fastidio per quella che lei ritiene una volgarità della narrazione di Joyce. E quella che invece in lei mancherà del tutto. Giustamente tu fai osservare che lei ricercherà una differenza e una sua singolarità nell'uso di una sua punteggiatura, e vorrei sottolineare una sua punteggiatura, perché anche in questo lei è diversa dagli altri scrittori dell'epoca. In più, lei approfitta di questo confronto che ha con Joyce per dire, proprio all'interno dei diari che tu hai citato, che lei non vuole che la sua scrittura venga definita romanzo. Si rifiuta di considerare, di etichettare ciò che lei pubblica e scrive come romanzi. Vorrebbe trovare un'altra definizione, che però non le riesce. E ogni tanto si lambicca su questo modo che potrebbe avere lei stessa di identificare la sua scrittura, ma insomma non ci riesce più di tanto, tant'è vero che viene inquadrata dalla critica proprio all'interno di quel flusso di coscienza di cui lei per un verso come donna e Joyce per un altro come uomo, come scrittore uomo, sono in assoluto gli insuperabili rappresentanti. Vado avanti? Non sento più nulla. Puoi proseguire, Lina. Scusate, ma mi ero silenziata per non dar fastidio. Temevo che fosse caduta per l'ennesima volta questa strana linea. Mi ero silenziata. Ok. Sta andando tutto bene. Dicevo della trama, di che cosa accade in realtà poi al di là di questo stile, di questa particolarità e singolarità di come lei scrive. Beh, insomma, la trama è difficile parlarne, bisognerebbe proprio leggere i suoi libri, sono un flusso continuo di pensieri e l'uso del tempo stesso è particolarissimo. Un libro si può svolgere in poche ore come in pochi giorni, può avere un lunghissimo apparato che dura un intero pomeriggio e poi può riunire in poche pagine una vita intera a venire. E sicuramente tre almeno sono i romanzi che fanno di Virginia Woolf una delle colonne della letteratura europea del Novecento, che sono La signora Dalloway, Gita il faro e Le onde. Le onde sono forse la sua prova più alta di prosa che sconfina nella poesia e viceversa. E la signora Dalloway è famosissima. Clarissa Dalloway è una celebrazione in realtà della sua amatissima madre, così come sarà la protagonista di Gita il faro.
in un continuo specchiarsi di Virginia, figlia, nella madre, madre che l'ha lasciata giovanissima, ricordiamo, e della quale lei sentirà sempre moltissimo la mancanza, rivivrà la figura carismatica della madre in tutti i suoi scritti. La signora Dalloway è una signora ricchissima di classe che scende le scale a ricevere gli ospiti nella sua festa. E durante questa festa si trova a dover fare i conti con il suo passato, la sua vita, attraverso la sua amica Sally, il suo primo amore Peter e il suo attuale marito Richard. Ma una storia parallela si svolge fuori casa, dove c'è un giovane reduce che si sente responsabile della morte di un suo amico in guerra e si suicida, proprio mentre la festa di Clarissa giunge al suo apice. Il romanzo subito dopo, Gita al faro, è la vicenda di una famiglia che si prepara a fare una gita al faro in un giorno di tempo incerto, tra la disapprovazione di un padre, la calma autorevolezza di una madre, i diversi caratteri dei figli e una singolare pittrice che da lontano, con la scusa di copiare dal vero, osserva impietosa e puntuale tutto quanto si svolge poco lontano da lei, diventando testimone e nello stesso tempo giudice di ogni personaggio. Poi abbiamo Le onde, che, ripeto, è forse il più difficile, ma anche il più poetico, ed è quello che le è costato di più, secondo quanto lei stessa afferma nei diari, nella stesura, nella rilettura e persino nella copiatura. Lei stessa dice, appunto, nel diario: credo di non aver mai scritto un libro con tanto piacere, esercitando tutte le facoltà della mente, non così intensamente come Le onde. Virginia scrive fino all'ultimo. Non mangia neppure e alla depressione si aggiunge un'anoressia che induce il marito a controllarla ancora più da vicino. Persino nel diario arriva a scrivere quando e cosa ha mangiato, come se questo fosse un evento degno di nota. Il famoso diario, quello che Leonard ha pubblicato postumo e di cui lui stesso firma la prefazione. Virginia lo scrisse dal 1915 al 1941 e Leonard scelse di pubblicare soltanto ciò che riguardava il lavoro di scrittrice della moglie, omettendo tutte le parti più personali, però offrendo anche un quadro perfetto di quanto psicologicamente comporta lo scrivere. E come lei si poneva nei confronti della scrittura, intesa come studio e come produzione personale, dice Leonard. I diari rivelano la straordinaria energia, la costanza, l'intensità in cui si dedicava all'arte dello scrivere e la scrupolosità assidua con cui scriveva, riscriveva e tornava a scrivere i suoi libri. Anche pubblicando il diario, Leonard dimostra quanto sia stato legato indissolubilmente alla moglie, quanto l'abbia amata senza risparmiarsi, così come lei riconosce persino in punto di morte, giustificando addirittura il suo gesto per non rovinargli la vita. Un detto afferma che dietro ad ogni grande uomo si cela una grande donna, ma questa, in ogni caso, e bisogna riconoscerlo, è il fatto che dietro una grande donna si celava un grande uomo. Allora, proprio cercando di interpretare la correttezza e la profondità del rapporto fra Leonard e Virginia, mi piace concludere le mie riflessioni leggendo ciò che lei ha scritto pochi mesi prima di morire. Cadevano le bombe su Londra, il suo spirito e la sua mente ne erano scossi quanto i muri che crollavano. Eppure, Virginia scrive parole di denuncia, di rabbia e di pace. Non rinuncia a gridare, riprende lo spirito della suffragetta e punta il dito contro il silenzio imposto alle donne e alle loro potenzialità. Ritrova lo spirito provocatorio che l'aveva indotta a scrivere Le tre Ginee, polemico e bellissimo pamphlet in difesa delle donne e del loro diritto ad avere spazio di azione e di parola, tanto quanto quello degli uomini, conservando però la loro orgogliosa diversità. Non per nulla la lettera si chiama Pensieri di pace durante un attacco aereo tedesco a Londra. La lettera è lunga, ma ne leggo soltanto alcuni passi, alcune righe che ritengo fondamentali. Dobbiamo aiutare i giovani inglesi a togliere dai loro cuori l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per coloro i quali cercano di dominare in se stessi l'istinto combattivo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle sue armi. Non appena la paura scompare, la mente affiora di nuovo e istintivamente cerca di rivivere, creando. Siccome la stanza è al buio, si può creare soltanto con la memoria. E per tutti noi, che abbiamo fatto della lettura e della cultura il supporto delle nostre giornate, fino a riunirci in un'accademia di follia e di genio per noi tutti, da entrambe le parti del microfono, cito ancora:
A volte ho sognato che nel giardino del giudizio, quando i grandi condottieri, i grandi avvocati e statisti si faranno avanti per ricevere le loro ricompense, le corone, gli allori, i nomi indelebilmente incisi su marmi imperituri, l'Onnipotente si rivolgerà a Pietro e gli dirà, non senza una certa invidia nel vederci arrivare con i nostri ciò, vedi, questi non hanno bisogno di nessuna ricompensa. Qui voglio offrire loro, hanno amato leggere. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Lina, io però sono curiosa come una scimmia e siccome so che tu sei una attenta lettrice e studiosa di Virginia Woolf, vorrei chiederti una cosa che mi ha sempre, una domanda che è sempre rimasta sospesa dentro di me. Perché nei diari Virginia Woolf, invece di scrivere e, cioè and, scrive sempre a lei commerciale? E Ah, mentre invece nelle lettere e negli scritti questo non avviene mai, nei suoi diari lei scrive le commerciale. E diceva, perché? Per far capire che sono diari e non sono lettere? Non lo so. sì, probabilmente proprio per far capire che sono diari. Lei teneva molto i suoi diari e non sono diari che lei, tra l'altro, scrive continuativamente, è capace di attraversare anche lunghissimi periodi senza scrivere niente. E ci tiene che restino veramente diari. Tante volte parla ai diari come se fossero proprio dei personaggi, delle persone, chiede quasi scusa per averli trascurati per tanto tempo. Io penso che sia proprio per questo motivo che lei usa questa e-commerciale. Non dimentichiamo anche comunque, e credo di non allontanarmi tanto dalla verità, che Virginia Woolf viene accusata da più parti di essere una snob. Probabilmente un po' lo era, anche per colpa di un'educazione che ha avuto, che l'ha tenuta poi lontana dalle esperienze normali, banali, che avevano tutti gli adolescenti che andavano a scuola. Lei era contenta di non esserci andata, ok, però è pur sempre vero che era vissuta in un mondo tutto suo. Quindi per quale motivo una snob come lei non poteva permettersi il lusso di usare una e commerciale al posto di una banalissima e che poteva usare peraltro il suo amato odiato Joyce? La spiego così. Grazie. Mi è piaciuta molto questa narrazione di Lina perché è vicina a Virginia, perché non vuole spiegare troppo, ma non lascia zone troppo buie.